Teresa Marzocchi, assessore alle politiche sociali di integrazione della Regione Emilia-Romagna, quali politiche oggi offre la nostra Regione? La nostra Regione, in modo particolare per la popolazione immigrata, offre delle politiche, speriamo, di ampio raggio. Noi vogliamo che siano così, nel senso che orientiamo i nostri interventi verso le province. Questo è il secondo piano per l'integrazione sociale. E questi interventi che attuano i comuni sul territorio, perché noi facciamo solo da linea di indirizzo e di coordinamento, vedono come priorità innanzitutto l'apprendimento dell'alfabetizzazione, quindi l'apprendimento della lingua italiana, poi la mediazione culturale e infine gli interventi di antidiscriminazione. Sono le priorità che abbiamo dato in territori, che naturalmente mettono in atto con gli strumenti che loro scelgono anche a seconda delle diverse realtà che ci sono presenti sui territori. Come sottolineare e ribadire la peculiarità politica di questo territorio partendo da temi come immigrazione e cittadinanza? Guardi, io sono diventata assessore da poco, però sono molto orgogliosa di poter dire che l'Istat, che gli osservatori nazionali hanno considerato la nostra regione come quella che in Italia dà le migliori risposte per l'integrazione delle persone immigrate. Come pure siamo la regione che ha una più alta percentuale di immigrati sul territorio. Questo sono dati molto significativi che noi teniamo invece che come sfida, come risorsa. Noi ci vorremmo contraddistinguere rispetto alle politiche del governo, pensando che la multiculturalità è un patrimonio che noi possediamo e che vorremmo implementare, da arricchire e fare in modo che tutti i nostri cittadini sentano questa cosa così e non come una sfida, un rischio, una paura, ma come strumento di accoglienza e di ricchezza. Il voto alle amministrative per gli immigrati rappresenta uno dei punti di distinzione fra le anime del centrodestra. Ritieni che su questo possa nascere una convergenza tra il Partito Democratico e una destra di stampo europeo? Sì, in destra noi avremmo molta voglia di lavorare con un partito a destra che sia un partito che faccia politica, che non sia un'azienda. E noi su queste cose, quando si ha per condivisione rispetto della Costituzione, possiamo trovare in base a questo dei punti di incontro. Quello del voto alla popolazione immigrata è uno dei punti di incontro, quello del rispetto delle regole di democraticità, di rispetto dei diritti delle persone è il secondo. Io credo che si possa costruire non su tante cose, ma su alcune cose fondamentali che hanno come riferimento la Costituzione, che appartiene alla destra e alla sinistra. Se di partiti si parla e di parti diverse di concepire la società e non di padroni, di aziende e di non rispetto delle persone in quanto persone ma in quanto oggetto, merce di scambio, così come sono trattati gli immigrati da questo governo, sono merce che ci interessa solo quando lavora, quando c'è del lavoro da dargli, di bassa qualità e di basso livello. Quando non abbiamo questi, possono stare in mare o non tornarci o rimandarli indietro, anche se sono comunitari. Giuliano Barigazzi, assessore della provincia di Bologna, quali politiche oggi offre la provincia in materia di politiche sociali e di integrazione? Beh, appunto delle politiche di integrazione. Noi stiamo ormai da anni redigendo assieme ai comuni e ai piani di zona dei piani appunto provinciali per l'immigrazione, con anche i cittadini stranieri, con l'aiuto del Consiglio Provinciale degli Stranieri. Sono essenzialmente delle politiche che appunto cercano di integrare sempre di più gli immigrati nella nostra vita sociale, politica, culturale, economica. Segnalo in maniera particolare l'alfabetizzazione alla lingua italiana, che è un fattore potentissimo naturalmente di integrazione, ma direi che proprio ci stiamo comportando come un sistema, un territorio che cerca di fare il più possibile integrazione per modelli di convivenza avanzati tra cittadini italiani e cittadini stranieri. Come sottolineare e ribadire la peculiarità politica di questo territorio partendo da temi come immigrazione e cittadinanza? Ma intanto qui abbiamo fatto questa esperienza appunto del Consiglio Provinciale degli Stranieri, che vuole essere, come dire, un dare cittadinanza anche in termini di diritti politici agli immigrati e ai cittadini stranieri. Io credo che qui la chiave sia proprio quella che dicevo prima, cioè il territorio, il lavoro con gli enti locali, la dispersione stessa che sul territorio gli immigrati hanno, seppur con punte anche importanti, penso a Galliera che ha il 14% di immigrazione, ma anche comuni montani che arrivano fino al 15-16%, abbia però permesso
permesso appunto un'integrazione grazie al lavoro lungo dei comuni, del terzo settore, della cooperazione sociale, e che quindi il termine cittadinanza oggi serva proprio, come dire, ci vorrebbe anche una legge sulla cittadinanza, perché non basta più solo l'integrazione. Noi, oltre ai diritti sociali e ai diritti politici, dobbiamo dare davvero, come dire, asilo nel senso della cittadinanza alle persone che vengono qua con un progetto di vita. Il voto alle amministrative per gli immigrati appunto rappresenta uno dei punti di distinzione tra le anime del centrodestra. Ritiene che da qui possa nascere una convergenza e si possa lavorare, intendo PD e una destra di stampo europeo? Io mi auguro finalmente che nasca una destra di stampo europeo, anche perché negli altri paesi le leggi sulla cittadinanza sono molto diverse da quelle italiane, si mette meno tempo per avere la cittadinanza, chi nasce è del vero grande tema di discrimine oggi in Italia, negli altri paesi ha molto, molto prima che in Italia la cittadinanza, perché oggi il vero problema è questo delle seconde generazioni che nascono qua e che non possono aspettare ad avere 18 anni prima di avere la cittadinanza in realtà. Quindi io mi auguro che nasca una destra moderna, europea, solidamente conservatrice, anche come si dice, ma aperta anche ad idee che vedono appunto nel diritto di cittadinanza, in nuove politiche verso le immigrazioni, proprio una chiave nuova di convivenza, cioè su alcuni temi io credo che si possa davvero dialogare al di là delle appartenenze.